212 anni fa si aprivano, per poi chiudersi troppo presto, le note vicende della Repubblica Napoletana, durante le quali Eleonora de Fonseca Pimentel tenne vivi gli animi con il suo coraggio e con la sua penna, dirigendo il Monitore napoletano con una passione che la condusse al sacrificio della vita stessa. Dopo due secoli qualcuno ha pensato che fosse ora di interrogarsi su quali parti dello spirito del 99 fosse possibile ricordare per confrontarvisi, e la risposta è stata data ancora con l'azione, quella di rifondare il leggendario giornale di Eleonora. È stato presentato ieri, 5 dicembre, all'Istituto Italiano di Studi Filosofici, in un luogo simbolo per essere stata la casa di un altro storico martire come Gennaro Serra di Cassano. L'intenzione è quella di raccogliere intorno all'iniziativa collaborazioni e contributi che abbiano in comune la libertà di opinione, l'idea della cultura come patrimonio da condividere con tutti ed un linguaggio sobrio, al servizio in particolare della legalità, del senso civico e soprattutto della giustizia, dando voce a coloro che combattono per la sua affermazione. Questa città ha bisogno di riscoprire il gusto proprio della luce delle proprie possibilità e di legarle ad un sistema di relazioni sociale che sia basata solamente sulle libertà, sul rispetto delle libertà, e la legalità non l'altro è che la garanzia delle libertà di tutti. Una certa audacia è inevitabile, fosse anche solo per il nobile riferimento ideale, ma senza guardare molto avanti probabilmente non si fanno nemmeno i passi giusti richiesti dai tempi. Noi ripartiamo dal numero 36 del Monitore napoletano proprio per dare una continuità al Monitore fondato da Eleonora de Fonseca Pimentel nel 1799, e consapevoli di questo grande impegno morale ed etico che andiamo a prenderci, speriamo effettivamente di riuscire a fare un qualche cosa di buono per Napoli, per superare i luoghi comuni. Napoli è soprattutto cultura ed è una città da rivalutare.